Ciao e bentrovato. Giudizio universale, opera del 1431 circa del Beato Angelico, conservato oggi nel Museo Nazionale di San Marco a Firenze. Come puoi vedere, è una forma insolita quella del Giudizio universale dell'Angelico, perché è stata realizzata come cimasa per il trono dell'abate Ambrogio Traversari, un celebre umanista, e quando lui venne appunto eletto abate, pensarono di realizzargli questa cimasa da porre in cima al suo trono nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Firenze. Secondo la regola appunto dei camaldolesi, l'abate è giudice e legislatore dei monaci, però a sua volta anche lui poi dovrà sottostare al giudizio di Dio, al giudizio universale. Quindi questo era una sorta di monito, di memento per appunto ricordo di questo giudizio a cui anche lui deve essere sottoposto. L'Angelico era molto conosciuto nell'ambito del monachesimo camaldolese perché lui aveva i primi rudimenti della pittura li aveva proprio imparati alla scuola di un confratello dei camaldolesi, Lorenzo, appunto detto Monaco. L'opera, come puoi vedere, presenta in alto questa figura straordinaria di Gesù, ammantato di luce. E Gesù volge lo sguardo e la mano destra verso i giusti e li attira verso di sé, mentre abbassa la sinistra verso i reprobi, appunto respingendoli. La forma triangolare nel quale è inscritto Gesù rimanda chiaramente alla Trinità. Attorno a Gesù ci sono delle figure, in modo particolare sono, se non sbaglio, 8 figure di serafini vestiti di rosso che creano una mandorla attorno a Gesù, e poi guardate queste 41 addirittura figure angeliche che sono realizzate dal Beato Angelico in maniera prospettica, quelli più piccoli dietro, quelli più grandi avanti, dando proprio l'idea della profondità. In basso, in quest'opera, l'angelico rappresenta 3 angeli, quello al centro che porta la croce e a destra e a sinistra 2 angeli che stanno dando fiato alle trombe per risvegliare l'umanità che si deve presentare al cospetto di Dio. Alla destra di Gesù è presente Maria in un vestito inondato di luce e alla sua sinistra è presente Giovanni Battista. A destra e a sinistra poi c'è una corte celeste in cui ci sono personaggi del Nuovo Antico Testamento e anche personaggi della storia dell'Occidente. In modo particolare vediamo San Pietro con le chiavi nelle mani, poi vediamo Mosè con 2 raggi luminosi che gli fuoriescono dalla testa, poi si vede San Giovanni in berbe, il più giovane degli apostoli, poi si vede San Benedetto con la disciplina in mano e il libro della regola, e poi infine qui vediamo San Domenico con una stella in testa, il giglio in mano e anch'esso il libro della regola. Dietro invece abbiamo un papa, San Gregorio Magno, accanto a lui Santo Stefano, vestito perché era un diacono con la dalmatica. Dall'altra parte invece l'altro principe degli apostoli, vale a dire San Paolo, accanto a lui Sant'Andrea che sorregge la croce, strumento del suo martirio, accanto ancora a San Bartolomeo con il coltello che appunto è stato ucciso, dietro abbiamo Abele il giusto con un agnello in mano e poi abbiamo Davide con la corona in testa come re di Israele e poi Giacomo con il bastone, simbolo appunto del suo essere pellegrino. E infine abbiamo San Romualdo con il bastone da eremita e il libro della regola e ancora dall'altra parte speculare a San Domenico, San Francesco con le stimmate che si vedono nelle mani. In basso si vede invece questo straordinario
inforcata a prospettiche in cui sono rappresentati scoperchiati le tombe da cui sono risuscitati i morti. In primo piano la tomba di Gesù, il primogenito dei morti. Straordinario è anche il cielo sullo sfondo, questo azzurro sfumato che richiama in qualche maniera le miniature francesi. Poi la luce cristallina simboleggia Dio e in modo particolare simboleggia l'armonia della creazione. Gli eletti, rappresentati alla destra, sono tutti rivolti verso Gesù. Alcuni vengono guidati da angeli verso la città celeste, il paradiso, altri stanno formando un cerchio, danzano e ballano come prodromo di quello che sarà appunto la festa in cielo, e si vedono poi due anime che stanno per fare il loro ingresso in questa porta, che è la porta del cielo inondata di luce. Dall'altra parte, quindi, mentre questi vengono attirati da Gesù, dall'altra parte invece ci sono i reprobi che vengono spinti con forza dai demoni verso le bolge infernali, rappresentati secondo la legge del contrappasso, e si vedono i vari tipi di danno. In modo particolare si riconoscono gli accidiosi, che sono immobilizzati dai serpenti. Poi si vedono i lussuriosi, in cui i serpenti addirittura mordono i loro genitali. Poi ci sono gli irosi, che si mordono loro stessi a vicenda, e poi vediamo i golosi, che sono posti davanti a una tavola con dei cibi succulenti, ma a cui non possono nutrirsi, non possono servirsi. E infine qui in basso vediamo gli ultimi sono gli avari, che sono costretti ad ingoiare addirittura oro fuso. E in basso, proprio al centro dell'inferno, c'è Satana con tre bocche che sta divorando tre anime di dannate. È singolare che in ciascuno dei gruppi sono visibili re, principi, papi, imperatori, come a dire, l'angelico. È come se ti volesse suggerire che nel giorno del giudizio non ci sono titoli o privilegi che possiamo accampare. Il Signore ti accoglierà se lo avrai riconosciuto nel povero, nel sofferente, nell'ammalato, nell'anziano, nella persona che ti sta accanto e ha bisogno del tuo aiuto. E questo è uno dei criteri fondamentali della vita cristiana, sul quale Gesù ti invita a misurarti ogni giorno. Quindi l'argomento del giudizio universale non sarà tanto il male che avrai fatto, quanto il bene che avrai omesso di fare. Allora, lasciandoti per questo nostro incontro, ti invito a guardare questa meravigliosa opera dell'angelico e a chiederti da quale parte mi voglio porre, ricordandoti che il giudizio verterà proprio sul bene che avremo omesso di fare. Grazie ancora per la tua attenzione e arrivederci al prossimo video.